Bentrovati, tra poco l'appuntamento con l'informazione. Va in escandescenza al pronto soccorso 37enne rumeno fermato a Canicattì. Tempo d'esami nelle scuole medie del Nisseno. E non solo. Il mio impegno per San Marco, i 25 anni del sacerdote nisseno Don Pino Alessi. A tra poco. Bentrovati, nuovo appuntamento con l'informazione. Va in escandescenza al pronto soccorso dell'ospedale di Canicattì fermato un 37enne rumeno. I particolari su tcsnews.tv. Tempo d'esami nelle scuole medie del Nisseno e non solo. Esami al via nelle scuole medie della città. Ne parliamo con il presidente della commissione d'esami della media Verga, Enrico Cordova. Come stanno andando? Abbiamo iniziato sabato con la prima prova scritta di italiano, oggi siamo alla seconda prova che è la lingua straniera inglese. Come si articolano questi esami? Gli esami si articolano attraverso 5 prove scritte, dall'italiano che abbiamo fatto sabato, e chiuderemo il 19 con la prova nazionale in Valsi, che è la prova unica per tutto il territorio nazionale. Da lì poi partirà il calendario dei colloqui pluridisciplinari. E chiuderemo tutto entro il 30. Che tipo di approccio c'è da parte dello studente? L'approccio dello studente, ovviamente, essendo che le sottocommissioni fondamentalmente sono gli stessi insegnanti che hanno avuto per tutto il ciclo della scuola media, per cui comunque c'è molta, molta serenità in questo, fermo restando che comunque naturalmente l'impegno del loro primo esame della loro vita li porta ovviamente ad avere la giusta attenzione e la giusta preoccupazione. Un tempo la licenza media era un traguardo da festeggiare, oggi? Un tempo si licenziava, oggi non si licenzia più nessuno, oggi è soltanto il completamento di un primo ciclo di studi e poi comunque ancora l'obbligo scolastico e ancora di più l'obbligo formativo durerà fino ai 18 anni. Rimossa una baracca in via Bloi, era divenuta una sorta di ricettacolo di rifiuti. La rimozione è avvenuta nell'ambito dei controlli avviati in città dalla Polizia Municipale. Il mio impegno per San Marco, i 25 anni del sacerdote nisseno Don Pino Alessi. Don Pino Alessi festeggia il 25esimo anniversario di ordinazione sacerdotale, un momento importante per lui ma anche per la comunità di San Marco a Caltanissette. Un momento importante perché si raggiunge un piccolo traguardo che non è un traguardo, perché da qui si riparte di nuovo, perché è un piccolo traguardo alla luce di questi 25 anni trascorsi e mi sembrano ieri. Ieri perché effettivamente penso a quello che è passato in questi tanti anni, quante persone sono passate nella mia conoscenza, nelle relazioni in genere, quanti ragazzi, quanti giovani, quante situazioni difficili, e poi mi chiedo ogni tanto se era questo che il buon Dio volesse da me o in questo modo. Che lo facevo in questo modo, però la comunità è contenta, per un doppio motivo, perché adesso ha una sede sua, perché il parroco, sì, anche se uno di loro fa 25 anni di ordinazione sacerdotale, quindi c'è una festa, è coinvolto il quartiere, sono coinvolti i ragazzi, le famiglie, però sono dettagli questi, la cosa importante sono altre. Alle spalle di Don Pino Alessi c'è un'area che può rappresentare il futuro di questo quartiere. Sì, rappresenta effettivamente un futuro, o meglio un'idea c'è, l'idea di creare un oratorio sano in divenire per non solo i ragazzi di questo quartiere ma della città in genere, perché se è vero che i ragazzi si riuniscono di solito in genere ai crocicchi delle strade per poi fare che cosa non si capisce, quantomeno un oratorio serve per pregare, per come l'aveva previsto San Filippo Neri, anche per giocare sano insieme ad altre persone. Qui noi abbiamo questo spazio, c'è un altro spazio dietro a quello recintato che è dell'amministrazione comunale, l'abbiamo chiesto in tempi non sospetti. Adesso vediamo cosa dice effettivamente questa nuova amministrazione, giusto per dare la possibilità a tanti ragazzi o a tanta altra gente, anche adulta, di potersi relazionare positivamente fuori da un contesto che non sia, che ne so, di colore o di non colore. Mi interessa che stiano qui effettivamente bene e stiano volentieri. Ricordiamo l'appuntamento? Sì, il 25 di questo mese, per volontà del nostro Vescovo, il Vescovo celebrerà l'Eucarestia qui a San Marco, festeggiando questo giorno particolare, considerato che
i miei compagni di ordinazione, con i miei compagni siamo stati ordinati il 29, ma eravamo quattro quel giorno, uno a luglio e due a ottobre, quindi in tutto siamo sette, ma almeno per ognuno di noi il Vescovo ha previsto una data diversa per dare la possibilità a tutti di festeggiare con la propria comunità parrocchiale. Qui il Vescovo verrà il 25 giugno alle ore 19. Chi eravate? Eravamo il parroco attuale di San Biagio, Don Mario Alcamo, e l'arciprete di San Cataldo, Don Biagio Biancheri, l'arciprete di Marianopoli, Don Giuseppe Di Rocco, il parroco di Santa Flavia, Don Onofrio Castelli, io, i due gemelli Lovetere, San Giuseppe e San Domenico. E in più il diacono Maddalena, lui, uno dei primi diaconi, il diacono Calogero Maddalena, è stato ordinato con noi pure quel giorno, il 29 giugno. A chi dedica questi 25 anni di impegno? Dedico questi 25 anni in modo particolare alla mia famiglia. La mia famiglia che mi ha visto molto poco dai tempi del seminario fino adesso, perché nei luoghi dove sono stato mandato in questi 25 anni ho servito comunque sia la Chiesa, a Santa Caterina, a Sommatino, a Santa Flavia, anche a San Paolo e adesso qui, e ho relegato molto poco spazio insomma a loro. Dedico a loro per il sacrificio, per l'abnegazione che hanno messo nel venirmi dietro e non lamentarsi mai, e a tutti gli amici che sono tanti, molti. Per questo dico un abbraccio, forse un abbraccio non ci vanno, ma ci siete pure voi. Fervono i preparativi per la seconda edizione del Ballo delle Debuttanti. L'iniziativa è della delegazione nissena dell'Istituto per la Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon. Approfondimenti su tcsnews.tv. Incidente stradale domenica pomeriggio, due morti nelle vicinanze di Sacchitello. Due morti in un incidente stradale sull'autostrada A19 Palermo-Catania domenica pomeriggio. Per cause in corso di accertamento, un'auto è precipitata da un viadotto nelle vicinanze dello svincolo Sacchitello. Ha perso la vita una giovane madre e la figlia di appena due anni. La donna, Enza Potestio, era originaria di Petralia Sottana, in provincia di Palermo. Un ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Enna per i rilievi di rito e i vigili del fuoco. Legalità nasce nel Palermitano, in un bene confiscato ad Altavilla Milicia, una scuola di cucina del Mediterraneo. Si tratta di un progetto di dialogo interculturale. Approfondimenti sul sito tcsnews.tv. Calcio, c'è il Costa Rica all'orizzonte, Italia avanti tutta. Il messaggio dei nisseni e gli azzurri impegnati nel mondiale in Brasile. Italia avanti tutta, il messaggio dei nisseni e gli azzurri impegnati nei mondiali brasiliani. Archiviata la notte di festa, quella tra sabato e domenica, dopo la vittoria di misura contro l'Inghilterra 2-1, ora si guarda al prossimo impegno. Costa Rica all'orizzonte, una partita che si preannuncia tutt'altro che facile. Gli avversari sono reduci da un 3-1 rifilato all'Uruguay. C'è poco da sottovalutare, ma l'entusiasmo dei nisseni è alle stelle. Tutti pensano ad un altro successo, il più ottimista crede in un 3-1, il più pessimista lo vede in zona Cesarini. Giudizi spassionati sulla qualità della nazionale di Prandelli e sui giocatori maggiormente rappresentativi. Apprezzamenti per il portiere Sirigu e per l'attaccante Balotelli. L'Italia batte l'Inghilterra, adesso c'è il Costa Rica, con quali presupposti? No, la partita devo dire che è stata molto bella, seppure la squadra inglese era molto più veloce della nostra squadra. Devo dire che c'è stata una fortunata, devo dire, novità, che è quella del portiere, il quale è bravissimo. Cioè, io non lo conoscevo questo portiere, però in effetti è molto bravo, per cui io sono juventino, però sarebbe anche il caso che forse Buffon lo lasciasse riposare per consentire la ripresa. Dico, io non vedo nero, vedo positivo, per cui mi auguro anche che nella partita contro il Costa Rica potremmo anche ottenere qualche buon risultato. Però nel complesso è un bel campionato. Ieri sera ho visto la Francia e devo dire, però diciamo che è aperto il risultato. Se si pensa al 5-1 di Olanda-Spagna è tutto dire. Allora, sicuramente è stata una partita positiva sotto tutti i punti di vista, considerato che si gioca in un clima pesantissimo, le condizioni climatiche non consentono di esprimersi al massimo,
l'Italia ha dimostrato invece che si è adattata bene al clima e che ha trovato il gioco che noi siamo abituati a conoscere. Mi è piaciuto. Costa Rica? Costa Rica è un osso duro, perché io l'ho visto giocare con l'Uruguay e onestamente corrono a 1000 all'ora. Se l'Italia riuscirà a bloccarli togliendo qualcosa in difesa, per esempio io toglierei subito immediatamente Paletta e lo sostituirei con un altro terzino di ruolo, ecco, e allora possiamo sperare. Balotelli? Balotelli lo conosciamo, Balotelli non si discute, quando è giornata sì, lui è un campione, non ce ne sono secondi a lui. Dove può arrivare quest'Italia? Ma vedendo le altre partite penso che ne faremo di strada. Non siamo forti, però ci crediamo. Qual è il giocatore più in forma in questo momento? Ma si spera tutti su Balotelli, però penso che anche gli altri non sono di meno. La prossima partita? Sarà vittoria. Risultato secco? 3-1. Siamo partiti sicuramente con il piede giusto, ovviamente con una vittoria si aprono determinate circostanze positive. Prevedo che per la prossima partita col Costa Rica ci sarà un margine di vittoria limitato, un 1-0 all'88esimo del secondo tempo, e quindi l'Italia continuerà il suo percorso positivo verso la finale che noi speriamo di vincere a luglio. Chi segnerà? Il gol questa volta sarà un difensore segnerà, quindi non mi sbilancio a dire il nome, ma un difensore sul calcio d'angolo, colpo di testa. Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco. Mercoledì, prima riunione del Consiglio Comunale a Palazzo del Carmine, è previsto anche il giuramento del sindaco Giovanni Ruvolo, nonché l'insediamento di tutti i componenti del civico consesso con eventuali surroghe e l'elezione del Presidente del Consiglio. Prodotti nisseni sul mercato americano, l'iniziativa è della provincia di Caltanissetta. È stato emanato dalla provincia di Caltanissetta il bando per la selezione delle aziende agroalimentari nissene interessate alla promozione dei propri prodotti sul mercato americano nell'ambito del progetto Terra Nova, Terra di Sapori. I nostri prodotti di qualità volano oltre oceano. Si tratta del progetto di 160.000 euro finanziato dall'Unione Europea e in parte dalla stessa provincia che lo ha avviato tramite il proprio ufficio Europa. Le istanze di partecipazione dovranno essere avanzate entro e non oltre le ore 13 del 1 luglio 2014. Saranno valutate da un'apposita commissione costituita da un componente della strategica SRL e da due funzionari indicati dalla provincia. Il bando integrale e la documentazione di riferimento possono essere consultati sul sito dell'ente www.provincia.caltanissetta.it. Altri particolari su tcsnews.tv. Torneo internazionale di tennis, vince lo spagnolo Carreño Busta. Carreño Busta si è aggiudicato la 16ª edizione del torneo internazionale di tennis di Caltanissetta battendo l'argentino Bagnes. I parziali 4-6, 6-4, 6-1. Lo spagnolo ha evidenziato grande classe e notevole controllo della situazione nei momenti cruciali del match, rendendosi protagonista di giocate ad alto livello, sfoderate nelle fasi più esaltanti di una gara di intensa qualità. Primo set a favore dell'argentino, poi è uscita tutta la determinazione dell'avversario che vinceva il secondo 6-4 e si imponeva anche nel terzo, un 6-1 senza appello che chiudeva il conto.
Alla fine gli applausi del pubblico per Carreno Busta. Successo azzurro nel doppio, Starace e Bracciali hanno sconfitto gli spagnoli Carreno Busta e Lopez Perez. Ha cominciato la finale difficile, Facundo ha giocato bene e bueno, io è migliorato dopo, il secondo set è giocato migliore, ha sido veramente complicato e penso che al terzo set quizás fisicamente stava mejor e bueno, al final pude ganar. Bueno, se la dedico a tutta la famiglia che stanno sempre apoyando, a tutta la gente che me conoce e che sa il sforzo che hay que hacer para llegar hasta aquí. Y bueno, sobre todo a mi entrenador y Jacobo, un gran amigo que me ha acompañado esta semana. Sono veramente felice, un grande torneo, una grande finale, un grande pubblico. Di più non si può chiedere. Un sindaco che ha espresso un parere favorevole per la prima volta e uno sponsor che ci ringrazia per quello che abbiamo fatto. Non posso che essere orgoglioso di tutto questo e sperare che veramente possa continuare per la crescita della nostra città, del nostro club e del prestigio che hanno tutti questi ragazzi a poco assunto, tant'è che sono chiamati nei tornei internazionali, molti dei nostri giudici di linea sono stati chiamati lì, quindi operano tutti questi ragazzi, vedete attorno, con una professionalità eccezionale. Grazie anche a voi che avete permesso di divulgare questa nostra iniziativa un po' in tutte le case. Grazie. Un altro anno e la speranza è l'ultima a morire. Io sono pronto a lavorare già da domani, anche se sono stanco e vecchietto. Sono pronto a cedere il bastone e il testimone ad altri, però ho l'impressione che dovrò continuare ancora un po'. Vi lascio alla rubrica Salute e Benessere, l'informazione continua su tcsnews.tv, è possibile scaricare da tutti i dispositivi mobili l'app per iPad, iPhone e Android. È attivo anche il canale 647 di TCS+, con la programmazione in differita di un'ora. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.